Ascolta, Richard, è meglio che io metti seduti. Perché devo dirti una cosa. Con la morte di Will, mi sono resa conto di essermi messa in un vicolo cieco. Cosa intendi dire? Ecco, adesso glielo dice. Prima che tu andassi a Las Vegas, prima della promozione, lavoravi giorno e notte, così io. E vedi, ho cominciato a pensare alle cose più strane. Cose strane, per esempio? Pensavo che tu avessi una relazione con Kit. Cosa? Voi stavate continuamente insieme e inoltre ho trovato i suoi orecchini I suoi fra le tue orecchini, cose. Le erano caduti in macchina, volevo restituirglieli. Richard, io pensavo che tu volessi lasciarmi. Fate, io. Lasciami finire. Ero sconvolta, distrutta. Non so come sia potuto accadere, ma è successo, Richard. Cos'è successo? Come? È ora, Fate. Finalmente. Chi? Walter. Cosa? Walter! Figli di puttana, gli spezzo le ossa! Lo rovino! Lo vado a cercare ovunque si trovi e le ammazzo quell'uno serpente velenoso! Quel bastardo! 911, chiamate d'emergenza. Mandate da qualcuno a Homestead Lane, un vicino minaccia di uccidermi. Com'è questo? Uno scherzo! Richard, non sai quante volte ho cercato di dirtelo. Perché me l'hai detto adesso? Vuoi il divorzio? No, no, lui non significa niente, mi dà fastidio persino guardarlo. E allora non mentire, Fate. Dammi una sola ragione di per aver fatto questo. Il tuo amante si è trasferito qui di fronte per stare vicino. Non è il mio amante, è successo soltanto una volta, lo vuoi capire? Un'unica notte, Io gli ho detto che non volevo più rivederla, lui non vuole lasciarmi in pace. Io non sapevo che si fosse trasferito qui finché non è venuto a casa nostra con io te. Non lo sono, Jack Fate, lo sai. Vi ho visti tutte e due insieme la sera del barbecue. Stavo vedendo come matto. Non è questo il motivo per cui lo cosa ho fatto per meritarmi questo? Lui mi ha ingannato, tu mi hai ingannato. Vi siete presi entrambi in gioco di me. Richard, no, aspetta, non andare. Ti scongiuro, fermati, potrebbe farti male. Richard, fermati! No! Va a casa! York! York, apri la porta! York! Richard, che succede? Richard, no! Ti sei messo contro la persona sbagliata! Ti prego, Richard, torniamo a casa! Finalmente gli hai detto di noi. Non dovremo più nasconderci ora. Com'è tutto? Fermate quell'uomo! Sta minacciando di uccidermi, è pazzo! Mani in alto! Presto! Walter York ci ha raccontato della vostra relazione. Ma insomma, non ha sentito quello che ho detto! Non mi lascerà in pace! Si è trasferito da poco nella casa che sta qui di fronte! Può abitarle alla porta accanto se vuole. È stato suo marito che ha infrantato la legge, non lui, capite? E per vostra fortuna il signor York non ha porto denuncia. Per quanto può sempre richiedere al tribunale un ordine di cattura contro di lei, signor Moore. È ingiusto, c'è un equivoco! Giusto o sbagliato non riguarda la polizia. Qui si tratta di problemi familiari che dovrete risolvere fra voi tre. Spero che riuscirete a farlo pacificamente. Magnifico. Io me ne vado, Fate. Richard, no, per favore, questo è esattamente quello che vuole lui. Che aspetti ad andartene? Esattamente quello che vuole lui. Cos'è? Leggi il pensiero adesso. O forse tutto quello che mi hai detto non sono altro che bugie. No, non sono bugie, lui sta distorcendo la verità. Oddio, ora capisco. Allora sei tu la donna sposata di cui mi ha parlato l'altro giorno. Oh, ti prego, no, no! Maledetto!
Bye bye, Richard. Tocca a me adesso. Ecco, l'ho fatto. Quando torna a casa papà? Presto, tesoro mio. Presto lo riavremo con noi. Non capisco, avete litigato o è successo qualcos'altro? Tu ricorda solo che tuo padre e io ti vogliamo tanto, tanto bene, d'accordo? Mm-hmm. Va bene. Adesso dormi. Tieni, l'orsacchiotto. Notte, sogni d'oro. Ehi, sono io. Volevo sapere se stai bene. Ti ha lasciata, vero? Va via, voglio stare sola. Io non sono come lui. Io non ti lascerò sola. Vattene, Walter, sparisci, vattene via. Sono l'unica persona che ti è rimasta. Oh, apri la porta. Faith, domani capirai che non puoi rimanere aggrappata al passato. Devi pensare al futuro. A noi.